L'arbitro del secondo incontro sarà il signor Roberto Tommasini di Arezzo. E questo secondo incontro sarà valido per la categoria junior, categoria di peso 57 kg, vedrà contrapporsi all'angolo blu per la pugilistica Diodato. Pubblico, un applauso a Fabiano D'Angelo. Mentre ovviamente pari categoria all'angolo rosso per la box Siena, pubblico, un applauso a Michelangelo Giletto. Ricordo che questo incontro, essendo valido per la categoria junior, si svolgerà sulla distanza di 3 riprese da 2 minuti ciascuna e che i due pugili hanno 15 anni. Ovviamente i protagonisti del primo incontro, essendo stata la categoria boys, avevano solo 13 anni, quindi come ha detto anche in apertura Franco Esposito, occhio a queste nuove generazioni e grazie, perché vuol dire che un domani ci sarà, speriamo ci sia un dopodomani per la boxe. Secondo incontro della serata all'angolo inizio rosso, prima ripresa Menzana Giletto. All'angolo blu per la pugilistica Diodato D'Angelo. Incontro di 3 riprese di 2 minuti ciascuno. Ecco il pugile abruzzese in canotta blu avanza per le vie interne, cerca una distanza più breve rispetto al pugile senese, che mette a segno 2 buoni colpi adesso. Molto mobile l'abruzzese, riesce per ora a trovare la distanza in punta di guantone il pugile senese, decisamente più longilineo, molto potente da queste prime battute D'Angelo, cerca di entrare e uscire continuamente, è l'unico modo che ha per avvicinarsi a un pugile più, con le braccia più lunghe delle sue. D'Angelo viene invitato dall'arbitro a colpire in maniera più pulita, a sbracciare meno. Stavolta l'azione dell'abruzzese non va a segno ed è Giletto che mette ancora 2 buoni jab al volto in avanzamento, addirittura 3. Sta lavorando di fioretto il pugile senese, ancora una volta riesce quasi sempre a trovare l'avversario con la punta del guantone sinistro mentre l'altro si scopre. La scommessa è se riuscirà a portare avanti questo tipo di box fino alla fine dell'incontro.
finisce questa prima ripresa già su buoni livelli di scambio tra i due pugili, anch'essi giovanissimi, come ricordava il presentatore della serata, 15 anni. Prepararsi per 6 minuti di pugilato, prepararsi per mesi per combattere 6 minuti che una volta sul ring diventano lunghissimi. Mentre il minuto di recupero è sempre molto molto breve. Inizio di seconda ripresa. Seconda ripresa fra D'Angelo Canotta Blu dall'Abruzzo e Giletto Canotta Rossa, box Siena. Nulla di fatto in questo avvio di seconda ripresa, molti colpi a vuoto. Ora D'Angelo si fa sotto in maniera più insistente. Giletto cerca di sfruttare le sue doti di mobilità del tronco e il suo maggior allungo. Se proprio gli si vuole trovare un aspetto su cui migliorare, la prima cosa che ci viene in mente è che forse si abbassa un po' tanto. Un pugile più alto dovrebbe invece cercare di boxare dall'alto e non mettersi a livello del contendente di statura minore. Intanto scambio piuttosto acceso di colpi con D'Angelo che si fa sotto. Giletto continua a colpire d'incontro col sinistro, si chiude all'avanzata dell'avversario. Buono comunque finora l'incontro del pugile di casa, che continua a punzecchiare con il jab e cerca di doppiare col destro. Ancora un colpo d'incontro col sinistro, molto bravo Giletto da questo punto di vista. D'Angelo cerca di demolirlo andando ai fianchi. Box da brevilineo. Finora però dobbiamo dire che i colpi più insidiosi per quantità e posizionamento li ha messi il pugile senese. Tuttavia D'Angelo ha messo a segno ora un paio di jab in avanzamento, ne ha presi anche molti, c'è da dire. Ora i due si incrociano, si è visto ora chiaramente la differenza di allungo tra i due pugili. Finisce la seconda ripresa. Giletto un po' sbilanciato in avanti con il peso, gamba avanzata un po' troppo dritta, ma a 15 anni i risultati per ora sono assolutamente invitanti e ha tempo per migliorare la sua box. Corrono intanto sul tabellone sopra il ring le immagini della storia della box Siena. Inizio terza e ultima ripresa. Della terza ripresa fra Giletto, box Siena, Canotta Rossa, e D'Angelo, Canotta Blu, pugilistica Diodato. L'abruzzese cerca la corta distanza. Giletto molto guardingo, molto raccolto, cerca di non farsi, di chiudersi all'avanzata dell'avversario, ma deve stare attento a non assumere un atteggiamento solo attendista, cercando invece sempre di mantenere l'iniziativa sul tempo. Finora gli è riuscito, molto bravo ancora una volta. Tocca con la punta del sinistro D'Angelo. Ora una combinazione
parzialmente a segno. Ecco, cerca il montante dal basso D'Angelo, niente di determinante, colpi un po' scomposti. Giletto forse un po' corto di energia in questa fase finale del match, un po' appesantito, ma si tratta di pochi secondi, deve solo ritrovare la concentrazione e le ultime energie. Anche l'avversario del resto è sicuramente provato. Siamo in prossimità della fine del match, ancora 10 secondi. Nell'incrocio ha messo a segno un colpo Giletto. I due atleti si abbracciano, sicuramente un'intensità notevole dall'inizio alla fine, non si sono affatto risparmiati. Ognuno ha fatto la sua box, un incontro equilibrato. A nostro parere il pugile di casa è stato più preciso, più ficcante nei colpi, ha messo a segno molti diretti di prima intenzione, molti jab. Vedremo se anche gli arbitri concorderanno con quello che abbiamo visto noi dalla nostra postazione. Abbiamo il verdetto, vince i punti, angolo blu, Fabiano D'Angelo della pugilistica Diodato. Un applauso anche a... La commissione arbitrale ci ha invece smentito, ha preferito la box di D'Angelo. Ma i due sono giovanissimi e assolutamente sportivi, applaudono, ringraziano il pubblico e se ne vanno negli spogliatoi. È esperienza, è sport e il pugilato insegna a vincere, insegna ad accettare le sconfitte.